questi giorni si sono ritrovati a Belfast i protagonisti degli accordi del Venerdì Santo, che 25 anni fa, nell'aprile 1998, hanno segnato la fine della guerra civile in Irlanda del Nord. Dopo 3.700 morti e decenni di odio tra i cattolici repubblicani a favore dell'unificazione con l'Irlanda e i protestanti unionisti filo-britannici. Tutti hanno chiesto che non si torni indietro. Quella in Irlanda del Nord è ancora una pace incompiuta, come testimoniano i muri tra i quartieri cattolici e protestanti e le minacce degli irriducibili. La Brexit è stata fonte di ulteriori divisioni, inasprendo le posizioni del DUP, il principale partito unionista protestante, che impedisce la formazione di un governo di unità nazionale. Per sbloccare lo stallo politico, questa settimana sono intervenuti il premier britannico Rishi Sunak e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il sentiero di pace in Irlanda del Nord deve proseguire.